Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram al link che trovate qui sotto in descrizione. Sì, sono di nuovo qui per parlare ancora una volta di Spider-Man 3, perché sembra che lo facciano apposta. Esce la notizia su Molina, faccio uscire il video, lo pubblico, passano 30 minuti ed esce la mega notizia sul possibile coinvolgimento di Andrew Garfield, Tobey Maguire, eccetera. Giro il video, lo pubblico, passa un'ora e sganciano un'altra bomba. Infatti Charlie Murphy di Murphy Multiverse, che è una fonte abbastanza affidabile per quanto riguarda tutto il mondo Disney, il mondo Marvel, il mondo di Star Wars, qualche ora fa ha sganciato un'altra bomba pazzesca per quanto riguarda il terzo film di Spider-Man sotto il brand Disney e Marvel Studios. Secondo quanto dichiarato dall'insider, infatti, Charlie Cox, che ha dato il volto a Matt Murdock e a Daredevil nella omonima serie TV su Netflix, tornerà nuovamente nel ruolo in questo Spider-Man 3. E devo ammettere che tra tutti i possibili ritorni, tra tutti i casting annunciati finora, il ruolo di Murdock all'interno di Spider-Man 3 potrebbe essere quello più sensato di tutti. Infatti vi ricordo che alla fine di Spider-Man Far From Home, Peter praticamente viene smascherato in mondo visione davanti a tutti e accusato di aver ucciso Mysterio. E quindi direi che questo Spider-Man 3 partirà con un Peter Parker braccato, in fuga, se non addirittura arrestato, e avrà ovviamente bisogno di qualcuno per scagionarlo. E quel qualcuno, perché non potrebbe essere Matt Murdock, l'avvocato di Hell's Kitchen? E direi che chiuderebbe il cerchio alla perfezione. Senza contare che la serie TV di Daredevil è stata senza ombra di dubbio sia la migliore ma anche la più apprezzata dei fan tra le serie Marvel prodotte sulla piattaforma di streaming. Ci sono infatti un sacco di petizioni per farla tornare con una quarta stagione, gli stessi attori principali hanno dichiarato più e più volte che vorrebbero tornare nei rispettivi ruoli, sia Charlie Cox ma anche Vincent D'Onofrio, che ha dato vita a uno strabiliante Kingpin, e la presenza di Matt Murdock in questo Spider-Man 3 sarebbe seriamente super azzeccata. Già si rumoreggiava da tempo, a un certo punto il rumor aveva deviato su Jennifer Walters, ovvero She-Hulk, anche lei avvocato, e adesso torna prepotentemente su Daredevil. Non è detto che lo vedremo nel costume del diavolo di Hell's Kitchen, forse solamente nel ruolo di Matt Murdock come avvocato, ma direi che mi andrebbe bene comunque. Sta di fatto che giorno dopo giorno un sacco di personaggi ed eroi vengono tirati dentro, sia per rumor sia per conferme, all'interno di questo Spider-Man 3, che più che Spider-Man 3 sembra un nuovo film degli Avengers. Come ho detto già nei video di oggi, di ieri, dei giorni scorsi, credo che se dovessero esserci realmente i multiversi, se dovesse esserci realmente Tobey Maguire, Andrew Garfield eccetera, il loro ruolo sarà rilegato magari un piccolo breve cameo, anche perché veramente c'è un sacco di roba e o questo film lo spezzano in due parti da 3 ore l'una, come hanno fatto con Infinity War ed Endgame, o il rischio che facciano una cacianorata incredibile e altissimo, e spero vivamente di no, anche perché Spider-Man è indubbiamente uno degli eroi più forti a livello di brand, a livello di franchise, e quindi non devono scazzare, soprattutto dopo aver fatto 2 ottimi film, un Far From Home che ho amato la follia. Adesso direi che comunque i presupposti sono veramente ottimi. Sono curioso di sapere la vostra opinione anche su questo, ragazzi, fatemelo sapere con un commentino qui sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un pollicione in su, se non vi è piaciuto lasciate anche un pollicione in giù, va bene uguale, ci accontentiamo, condividetelo sui vostri social e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao!